In questo video esploreremo i vari approcci per creare contenuti per il nostro progetto. Fino ad ora abbiamo parlato di quello che si può definire un livello base di audioguida, cioè con testi realizzati utilizzando tecniche di storytelling che offrono al pubblico nozioni storico-artistiche sull'architettura e sugli elementi toccati. Un testo sensoriale che sia per tutti, come diciamo sempre. L'obiettivo è unicamente raccontare il patrimonio culturale rappresentato dal dispositivo tattile. Questo è un approccio ai testi che permette di ottenere buoni risultati in tempi ridotti, adatto a un programma denso come il percorso di storia. Tuttavia, è importante ricordare che un dispositivo tattile è una tecnologia viva, fatta per accogliere progettualità pluriennali. Questo significa che possiamo tornare sullo stesso soggetto negli anni successivi, magari concentrandoci solo sui testi, visto che la tecnologia è pronta, è lì, e aggiungendo ulteriori livelli di contenuti. La tecnologia di storia permette di poter accogliere più audioguide sullo stesso dispositivo, con la possibilità di scegliere quella che si vuole ascoltare. E questo ci apre alla realizzazione di testi più approfonditi. Lavori che richiedono magari più tempo, ma offrono un valore aggiunto didattico per i nostri studenti ed esperienziale per i fruitori del dispositivo. Vediamo ora alcune possibilità di approfondimento. La prima possibilità, la più lineare, è creare testi che si rivolgono specificamente a cittadini e turisti non vedenti, come pubblico principale in pratica. E su questo abbiamo preparato una serie di contenuti dedicati, disponibile in un modulo di approfondimento. Quindi non mi dilungherò qui su di essi, vado direttamente a una seconda possibilità, cioè quella di trattare temi specifici come lenti attraverso cui raccontare la storia dell'arte e il patrimonio culturale. Ad esempio, possiamo esplorare il tema del meticciato culturale, un termine che prendo dallo storico dell'arte Tommaso Montanari. Questo concetto riguarda la commistione di stili, utilizzi, storie, popoli. Questa stratificazione è una testimonianza vivente di come la storia sia dinamica e delle interazioni culturali che hanno modellato letteralmente il nostro patrimonio culturale, la nostra identità manifestata sul territorio, sui luoghi e sui palazzi. Crediamo che studiare e accogliere questa diversità stimoli una comprensione più approfondita dell'arte e dell'architettura, non come prodotti di un'epoca specifica, ma come risultati di un continuo dialogo tra passato, presente, comunità e pensieri. Un approccio che permette di affrontare la diversità e criticare il concetto di purezza, utilizzando il patrimonio culturale come veicolo narrativo. Contrastando le tendenze rigide del preservare e restaurare le opere alla loro purezza originaria, valorizziamo invece il loro sviluppo storico e culturale. In passato ci sono stati moltissimi casi in cui stili sono stati rimossi, il più eclatante è il caso del barocco, per far tornare l'edificio allo stato puro, in questo caso per far tornare edifici barocchi allo stato medievale. Al contrario, noi valutiamo positivamente le mescolanze, comprese quelle contemporanee, che a volte possono essere spregiudicate, ma ricche di bellezza e vitalità. Non parlo solo di edifici, ma anche di stratificazioni di una piazza, ad esempio. A proposito di stratificazioni, un altro tema che possiamo esplorare è quello dell'invecchiamento, della ferita. Valorizziamo la bellezza delle cicatrici che raccontano vicende umane e storiche, simile a come si può amare un corpo umano segnato dall'età e dalle esperienze. Riteniamo che anche un rudere in rovina possa essere un soggetto valido per un progetto di storia. Questo approccio più emotivo è una reazione all'estetica della chirurgia che cerca di eliminare imperfezioni e segni del tempo per ripristinare una condizione ideale e originaria, finta, plastica. Una chirurgia
che se nel corpo umano rimuove cicatrici e rughe, nei luoghi storici ripristina la purezza originaria delle opere, ignorando il passaggio del tempo. Al contrario, con questo approccio riconosciamo il valore delle imperfezioni e la testimonianza di cambiamento e adattamento nel tempo. Crediamo che queste tracce creino, possono creare almeno, un legame profondo con il patrimonio culturale, riflettendo la nostra accettazione della mortalità e della vulnerabilità, sia umana che materiale. Questa visione integra la protezione e ovviamente la conservazione del patrimonio, con una narrazione delle sue ferite, per un'educazione che speriamo sia sentimentale al patrimonio culturale. E ce ne sarebbero tantissimi altri di temi, ad esempio legato alla ferita mi viene in mente subito il tema della perdita, visto che parliamo di mortalità di corpi architettonici, o della cura, legato sia alla conservazione che al restauro, tanto per continuare su questa linea. C'è un mondo, quindi esco da questo concetto di contenuti tematici che davvero immagino possa stimolare anche voi a tantissimi altri approcci, e provo a mostrarvi una terza possibilità di approfondimento e lavorare su fiabe, fantasy, mitopoiesi, una strada particolarmente adatta quando i nostri studenti progettano testi rivolti a bambini o adolescenti. Questi elementi possono essere legati al folklore locale o a immaginari più vicini ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Ad esempio, mi viene in mente molto facilmente il mondo dei fumetti. Questo approccio vuole stimolare l'immaginazione dei fruitori, ma soprattutto degli studenti e delle studentesse che progettano i contenuti, creando un legame emotivo e personale con la storia e la cultura locale. Andando oltre ai contenuti, pensate che tra le possibilità esplorate con Historia c'è anche il concetto di fiaba tattile. Immaginate un dispositivo su un monumento immaginario, con riferimenti fantastici, non solo nella storia, ma anche nell'architettura. In questo momento spero che Calvino o Borges ci proteggano dall'alto. Immagino un monumento che può raccontare elementi di storia o architettura anche locale, giocando con l'idea di retroarchitettura o passati alternativi. Su questo solco mi viene in mente lo spunto dell'estetica steampunk, che può essere uno spunto anche per il nostro approccio, cioè un'estetica che ha rivisitato lo stile vittoriano in architettura e in moda in maniera molto forte per creare una narrazione che intreccia la realtà con la finzione. Questo è sia un esercizio di immaginazione che un modo raffinato di esplorare le influenze artistiche e storiche. Riepilogando, in questo video abbiamo esplorato i vari approcci per creare contenuti per le audioguide, dai testi accessibili a concetti più avanzati e originali, contenuti aggiuntivi che possono essere realizzati durante gli anni o da classi diverse che lavorano contemporaneamente sullo stesso progetto. L'obiettivo quindi non è solo studiare il patrimonio, ma permettere ai nostri giovani di riappropriarsene, valorizzando la loro espressività e creatività. Non vogliamo che gli studenti siano solo vocabolari viventi del patrimonio, ma che aggiungano una visione e una identità. Per la parte di accessibilità è disponibile un modulo dedicato. Nelle prossime schede testuali invece vi mostreremo esempi tematici e fantastici per arricchire le audioguide tattili. Grazie per l'attenzione, anche perché questo è stato un video più lungo del solito, e come sempre vi auguro un buon lavoro.